WhatsApp diventerà pagamento? I miei messaggi li può leggere anche qualcun altro? Quel messaggio che mi hanno inoltrato sarà vero? Meglio che lo diffonda agli amici? La mia privacy è rispettata? Sigla. Per iniziare vi do un paio di informazioni su WhatsApp. WhatsApp è un'app di messaggistica nata nel 2009 da due ex impiegati di Yahoo. Nasce su iPhone e pian piano diventa uno standard per la messaggistica su tutte le piattaforme. L'app all'inizio era gratuita per il primo anno, poi prevedeva un pagamento di 99 centesimi di dollaro all'anno e di 89 centesimi di euro all'anno in Europa. Nel 2016 WhatsApp ha raggiunto 1 miliardo di utenti. A 99 centesimi di dollaro ad utente fate un po' i vostri conti. Non sono perfetti, ma vi danno un'idea del giro di affari. Nel 2014 poi l'app viene venduta a Facebook. Zuckerberg garantisce che non ci saranno pubblicità all'interno dell'applicazione e che i dati non verranno condivisi con Facebook. Nel 2016 viene poi abolito definitivamente il canone. Fino a qui vi ho detto cose note, ma veniamo al motivo che mi ha spinto a fare questo video, ovvero questo messaggio. Non mi è chiaro il motivo per cui certe persone amino inondare le chat di catene. Questa non è altro che una catena, ovvero un messaggio che tenta di replicarsi chiedendo a chi lo riceve di inoltrarlo a un certo numero di persone. Che io sappia, al momento non c'è nessuna idea di mettere di nuovo a pagamento con un canone WhatsApp e qualora ci fosse questa opportunità o questa possibilità, state certi che WhatsApp ve lo comunicherà con una notifica all'interno dell'applicazione, con la quale vi informa che da una certa data sarete costretti a pagare un canone. Finché non ricevete una notifica ufficiale da WhatsApp, di sicuro non usa come metodo quello della catena. Se vi capita di ricevere un messaggio come questo, non inoltratelo. A volte capita che nascono dei messaggi come questi che annunciano l'uscita di un nuovo virus e che se non lo diffondete subito la gente verrà inondata da questo virus informatico. Non è vero, è lo stesso messaggio, un virus che tenta di propagarsi. Se avete dei dubbi, in questi casi, Google è vostro amico. Fate una ricerca e trovate sicuramente una smentita che vi spiega che è una bufala. Oltre alle catene, ci sono le truffe. Il meccanismo è analogo. Ricevete un messaggio da qualcuno che conoscete dove vi dice che succederà qualche cosa o che lui ha già approfittato di una certa offerta e che quindi vi invita a cliccare subito nel link che vedete nel messaggio. Ve ne ho trovata qualcheduna che qui adesso vi faccio vedere. Una delle cose che dovete verificare è, per esempio, il link che andate a aprire come è formato. Il dominio, ovvero in questo caso whatsapp.com, sarebbe corretto. Se non fosse che c'è quel verify meno prima del whatsapp.com. Questo cambia il dominio in verify meno whatsapp e non in whatsapp. Diverso sarebbe se ci fosse un punto. Se fosse verify.whatsapp.com, allora sarebbe un sottodominio di whatsapp.com. In ogni caso, evitate di cliccare su questi link, andate direttamente sul sito www.whatsapp.com e verificate all'interno se ci sono informazioni o novità su quello che avete visto. Sicuramente lì le trovate. Questo è un altro caso di dominio modificato e falso. Questo è un caso in cui si invita ad approfittare di un buono per Zara. E quando ci cliccate all'interno vi chiede i dati personali vostri e di altre 10 persone da evitare e chiaramente Zara non ha nulla a che vedere con questa forma di marketing. WhatsApp, nel tentativo di limitare la diffusione di queste catene, ha
modificato leggermente qualche anno fa la possibilità di inoltrare messaggi. Una volta si potevano inoltrare messaggi contemporaneamente a 250 contatti, adesso l'inoltro è limitato a 20 contatti contemporanei, quindi se voi volete inoltrare un messaggio, vi verrà chiesto a chi lo volete inoltrare, non potrete selezionare più di 20 nominativi alla volta. Inoltre è stato aggiunto una riga con scritto inoltrato. In questo modo voi capite che il messaggio non vi è stato scritto direttamente, ma vi è stato inoltrato da qualcheduno che l'aveva ricevuto da qualcun altro. Adesso vi voglio parlare di un'altra funzionalità di WhatsApp, che è la crittografia end-to-end. Ovvero, voi scrivete un messaggio, questo viene crittografato, poi passa dai server di WhatsApp e arriva al destinatario, e il destinatario lo decrittografa e lo legge. In questo modo, durante il transito, nessun altro può leggerne il contenuto. È vero? Per spiegarvi questa funzionalità, devo spiegarvi anche come funziona la crittografia con chiave asimmetrica. Non è lo scopo di questo video, quindi ci perderò giusto due parole per darvi un'idea di come funziona. Allora, supponiamo che Mario debba inviare un messaggio a Carlo tramite WhatsApp. Mario e Carlo hanno entrambe due chiavi che si chiamano chiave pubblica e chiave privata. In questo caso, per comodità, la chiamerò chiave segreta. Come vedete dall'immagine, Mario ha la chiave segreta che si chiama MKS e la chiave pubblica che si chiama MKP. Carlo avrà la sua chiave segreta che si chiama CKS e la sua chiave pubblica che si chiama CKP. Per capire il concetto di chiave pubblica e chiave segreta, pensate a un lucchetto che si può aprire con la chiave segreta, ma si può chiudere solo con la chiave pubblica. La chiave segreta non lo chiude, la chiave pubblica non lo apre. Quindi, cosa succede? Che quando voi dovete mandare un messaggio al vostro amico Carlo, questo vi fornisce la sua CKP, ovvero la chiave che può chiudere il lucchetto. Voi dovete scrivergli ciao, utilizzate la CKP per crittografarla e ne viene fuori una stringa incomprensibile. La passate a WhatsApp, WhatsApp la passa a Carlo, Carlo usa la sua CKS per aprire il lucchetto e scopre che quel messaggio incomprensibile significa ciao. Questo, in due parole, è il funzionamento della crittografia end-to-end. Ovvero, il messaggio prima di partire viene crittografato, fa tutto il transito fino al destinatario in una forma illeggibile e quando arriva al destinatario solo questo è in grado di decrittografarlo e leggerlo in chiaro. Questo vi dà una sicurezza che quello che voi comunicate col vostro amico non possa venire letto da nessuno. Benissimo. WhatsApp nell'aprile del 2016 implementa la crittografia end-to-end fra i client di WhatsApp. Nel febbraio 2017 il Guardian pubblica un articolo dove dice che esiste una backdoor che consente a WhatsApp di decrittografare i messaggi e leggerne il contenuto. Questo vorrebbe dire che non è vero che i messaggi partono crittografati e arrivano crittografati, ma nel mezzo WhatsApp può aprirli e leggere il contenuto. Nella pratica questo crea al tempo una serie di discussioni fra esperti, tecnici, siti, giornalisti e quello che ne viene fuori è questo. È vero che esiste questa possibilità, ma ha una motivazione e viene utilizzata in un certo modo. Vediamo come. Supponiamo che Mario debba inviare il suo solito messaggio a Carlo. Mario crittografa il messaggio e lo invia a Carlo. Il messaggio crittografato arriva sui server di WhatsApp. WhatsApp tenta il recapito al telefonino di Carlo, ma il telefonino è spento perché Carlo ha deciso di cambiarlo oppure l'ha perso, è rotto, non ha più accesso a questo telefono. Quindi Carlo compra un altro telefonino, reinstalla WhatsApp e questo genera una nuova coppia di chiavi pubbliche segrete. Il messaggio che Mario aveva crittografato con la chiave pubblica di Carlo
non può più essere decrittografato da Carlo perché Carlo non è più in possesso della sua chiave segreta. E allora cosa fa? In realtà Carlo non fa niente, ma in automatico l'app genera una nuova coppia di chiavi pubbliche e segrete e passa la chiave pubblica a WhatsApp. WhatsApp passa la chiave pubblica nuova di Carlo a Mario e in automatico l'app ricrittografa il contenuto che voleva spedire nel messaggio con la nuova chiave. A questo punto WhatsApp passa il messaggio ricrittografato a Carlo, che con la sua nuova chiave segreta lo può aprire, decifrare e leggere. E allora la critica del Guardian da dove arrivava? Semplice. Il Guardian dice: WhatsApp può generare quando vuole una nuova chiave, passarla a Mario e in automatico l'app ricrittografa il messaggio e lo ripassa a WhatsApp, che in questo caso conosce entrambe le chiavi e può quindi decifrare il messaggio e leggerlo. È vero? È possibile? Sì, però dovete tenere conto che uno, non è una vulnerabilità così facile da sfruttare. Due, WhatsApp rimane un'app in uso da miliardi di utenti. Ha come scopo la facilità di utilizzo e questo è il metodo più facile e semplice perché i messaggi partano e arrivino senza che nessuno dei due coinvolti sia interessato al funzionamento che c'è sotto. La crittografia avviene trasparentemente e se succede un incidente come la perdita di un telefonino, l'acquisto di un nuovo telefonino viene risolto in automatico senza l'intervento di nessuno dei due interlocutori. WhatsApp può leggere i messaggi in transito? Forse sì, ma considerate che nel caso la procura chieda di vedere il contenuto dello scambio di messaggi fra due interlocutori, a mio parere WhatsApp può consentire questo, ma capite che su miliardi di utenti non è così semplice che a caso vengano intercettati i vostri messaggi. Comunque, questa funzionalità del client di rimandare i messaggi se viene cambiata la chiave di crittografia può essere notificata. In WhatsApp trovate un'impostazione che se per caso un messaggio che avete inviato viene chiesto dal server di essere rinviato con una nuova chiave, voi potete ricevere una notifica. Per attivarlo vi ho fatto uno screenshot dell'impostazione che dovete andare a selezionare. Con questa impostazione selezionata, qualora succedesse questa evenienza, ricevete una notifica che vi dice che il messaggio è stato inviato nuovamente su richiesta di WhatsApp. Infine, affrontiamo anche brevemente l'argomento privacy. Quando Facebook acquista WhatsApp, garantisce che i dati di WhatsApp non verranno mai comunicati a Facebook. Nel 2016 cambia idea e avvisa tutti che per migliorare il servizio e dare suggerimenti pubblicitari più pertinenti, WhatsApp passerà a Facebook una serie di dati sull'utilizzo e sugli amici in modo da consentire a Facebook di fornire avvisi pubblicitari più pertinenti alla persona. Se si desidera aderire si può aderire, se non si desidera aderire si può smettere di usare WhatsApp. La comunità europea non l'ha presa bene e ha comminato una multa di 110 milioni di euro a Facebook, che dopo un po' ha detto che ritrattava l'utilizzo dei dati e non li avrebbe più utilizzati su Facebook, ovvero i dati di WhatsApp non sarebbero più stati passati a Facebook. Poi dopo un po' ha detto che in realtà avrebbe continuato ad usarli, ma cercando di non ledere i diritti delle persone. Insomma, non è chiarissimo come è andata a finire. Io ho fatto un po' di ricerche e non ho trovato niente di definitivo. Rimane il fatto che l'applicazione WhatsApp è di Facebook e quindi accettate che i vostri dati possano essere scambiati tra le piattaforme. C'è un altro aspetto che secondo me riguarda la privacy, ovvero quando voi scaricate WhatsApp gli permettete di leggere tutta la vostra rubrica telefonica e di passarla a WhatsApp. Questo perché per sapere se un numero fra i vostri contatti utilizza WhatsApp, WhatsApp ha bisogno di sapere i numeri che voi avete in rubrica.
In questo modo vi può dire: ok, potete mandare un messaggio a Carlo perché Carlo utilizza WhatsApp. Questo è stato uno dei motivi che ha decretato il successo di WhatsApp, cioè la possibilità di installarlo e poter mandare già messaggi alle persone che avete in rubrica. Non vedo alternative a questo utilizzo al momento. Le app di messaggistica istantanea su smartphone tendenzialmente chiedono di conoscere la vostra rubrica telefonica. Il problema più che altro nasce dal fatto che voi non comunicate il vostro numero, ma comunicate il numero dei vostri amici, di persone terze che non vi hanno autorizzato a comunicare il loro numero ad altri. Non lo so, non è chiarissimo, però tant'è, se volete continuare a usare WhatsApp o app di messaggistiche, questo lo dovete accettare. Personalmente io lo uso WhatsApp, anche se la mia app di messaggistica preferita non è WhatsApp, ma è Telegram. Vi invito tutti a provarla. Questo è tutto per questo video. Scusate se si è dilungato più del previsto, ma gli argomenti erano diversi. Se vi è piaciuto, mettete un like al video, ricordate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Ciao, a presto!